Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale YouTube. Nel video precedente vi avevo fatto vedere il cuore di Cracovia e quindi la città vecchia e il colle del Wawel. Se non avete visto quel video ve lo metto in descrizione insieme a tutti gli altri video della serie riguardanti Cracovia. In questo video invece nello specifico vi farò vedere la Cracovia ebraica e quindi il quartiere ebraico, il quartiere Kazimierz e il quartiere in cui c'è stato il ghetto di Cracovia, ovvero il quartiere Podgórze. Nel mentre vi racconterò tutta la storia e tante storie interessanti e particolari, la più famosa è quella di Schindler, di cui hanno fatto anche il film Schindler's List. Attualmente mi trovo nel quartiere Kazimierz, nella piazza principale, Platz 9, in cui c'è anche un mercato caratteristico, e partendo da qui vi farò vedere adesso tante varie cose. Il quartiere Kazimierz si trova vicino al centro storico di Cracovia, prende il nome dal suo fondatore, ovvero il re Casimiro il Grande, e pensate, ha ospitato la comunità ebraica di Cracovia per ben 600 anni. Prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale a Cracovia erano presenti 68.000 ebrei, rappresentavano circa il 25% della popolazione. In questo quartiere sono presenti ancora diverse sinagoghe. Adesso mi trovo davanti alla sinagoga più antica di tutta la Polonia, è del XV secolo, e all'interno vi è anche un museo per conoscere un po' di più sulla cultura ebraica. Un'altra sinagoga importantissima in questo quartiere è la sinagoga Remu. Il nome deriva dall'acronimo del rabbino Moses Isserles, un rabbino che è vissuto a Cracovia nel 500 ed è venerato dagli ebrei al pari di un santo. Pensate che ogni anno ebrei da tutto il mondo si recano in processione presso la sua tomba, che si trova nel cimitero ebraico qui attaccato. Questo quartiere tornò a vivere dopo decenni di abbandono anche grazie all'attenzione portata dal film Schindler's List. Infatti nel 1993 Steven Spielberg girò il film in questo quartiere qui, e nello specifico nel cortile in cui mi trovo adesso è stato ambientato il ghetto di Cracovia, ma in realtà il ghetto di Cracovia non si trovava in questo quartiere, ma bensì in un altro quartiere, che è il quartiere di Podgórze. Ragazzi, allora lasciamo il quartiere ebraico di Kazimierz e attraverso questo ponte andiamo al quartiere di Podgórze, il quartiere in cui c'è stato il ghetto di Cracovia. Il 1 settembre 1939 la Germania nazista bombarda la penisola di Westerplatte a Danzica. Vi ho raccontato questo episodio nel video relativo appunto a Danzica, e inizia la Seconda Guerra Mondiale. Cracovia nello specifico viene occupata il 6 settembre. La persecuzione della popolazione ebraica iniziò subito, tutti gli ebrei furono obbligati a portare un simbolo identificativo, la stella di David, le sinagoghe vennero chiuse e via dicendo. Arriviamo nell'aprile del 40, in cui le autorità tedesche vogliono ripulire Cracovia e ordinano quindi una deportazione di massa degli ebrei nelle aree circostanti a Cracovia. Nel dicembre del 40 a Cracovia rimangono solamente 16.000 ebrei, quelli ritenuti utili economicamente. Come vi ho detto prima, la popolazione prima della Seconda Guerra Mondiale qui a Cracovia era di 68.000. Il 3 marzo 1941 venne creato il ghetto di Cracovia e tutti gli ebrei furono obbligati a trasferirsi al suo interno entro il 20 marzo. Non è stato uno dei ghetti più grandi, se lo paragoniamo ad esempio al ghetto di Varsavia, che vi ho raccontato in un altro video, in cui ci hanno vissuto circa 500.000 persone, ma non per questo è stato meno importante. Come detto, è stato creato nel quartiere di Podgórze, quartiere abitato solamente da 3.000 persone prima della creazione del ghetto, e quindi in solamente 320 edifici vennero stipati circa 16.000 ebrei, e questo vuol dire un appartamento ogni 4 famiglie.
Il ghetto venne circondato da mura alte 3 metri, aventi la forma delle classiche lapidi ebraiche. E qui mi trovo in uno dei pochi frammenti originari del ghetto rimasti. Nel 1942, a più riprese, migliaia di ebrei vennero catturati e trasferiti soprattutto al campo di sterminio di Beuschwitz. L'area del ghetto venne quindi via via ridotta fino ad arrivare alla fine del 42, in cui il ghetto venne separato in due parti. La parte A, dedicata alle persone in grado di lavorare, e la parte B, in cui furono mandati le persone non in grado di lavorare, come ad esempio anziani, malati o bambini. Il 13 marzo del 43 ha inizio la liquidazione finale del ghetto. Le persone nella parte A del ghetto vengono trasferite al campo di lavoro di Płaszów, mentre il giorno successivo, il 14 marzo, le persone nella parte B vengono radunate nella piazza della Concordia. Circa 2000 persone vengono fucilate sul posto e le altre trasferite ad Auschwitz. Piazza della Concordia si chiama oggi Piazza degli Eroi del Ghetto, e la piazza in cui sono in questo momento ed è la piazza in cui si trova il monumento delle sedie. Ci sono 70 sedie a ricordare gli ebrei che hanno dovuto abbandonare le loro case e alludono proprio appunto al ghetto rimasto deserto. Un'altra cosa importantissima nella piazza degli eroi del ghetto è questa farmacia qui. Questa farmacia è importante perché il proprietario, Tadeusz Pankiewicz, fu l'unica persona non ebrea a vivere all'interno del ghetto. Durante gli anni ha aiutato tantissime persone a salvarsi dalle persecuzioni naziste e per questo gli è stato riconosciuto il titolo di Giusto tra le Nazioni. Ha racchiuso i suoi racconti e la sua esperienza all'interno di un libro intitolato Il farmacista del ghetto di Cracovia, ed oggi è possibile visitare la farmacia, è stata adibita a museo. E parlando di persone che hanno aiutato gli ebrei a salvarsi, è arrivato il momento di raccontare la storia di Schindler. Oskar Schindler è stato un imprenditore tedesco che nel 1939 ha ottenuto una fabbrica confiscata a dei proprietari ebrei. Questa fabbrica venne rinominata Emalia e produceva pentole e padelle per cucina. Inizialmente selezionò numerosi operai ebrei non per salvarli, ma semplicemente perché costavano meno dei polacchi, ma successivamente con l'avanzare del tempo si rese conto di quello che stava succedendo e capì che attraverso la sua fabbrica avrebbe potuto salvare numerose vite. Infatti, quando nel 43 il ghetto venne liquidato e le persone che potevano lavorare furono mandate al campo di lavoro di Płaszów, tra queste persone c'erano anche i suoi dipendenti. E lui, grazie al buon rapporto che aveva con il comandante del campo Amon Goethe e anche grazie al pagamento di alcune tangenti, riuscì ad ottenere il permesso di costruire un sottocampo di lavoro presso la sua industria, e in questo modo riuscì a salvare diverse persone, le tolse dal campo di lavoro di Płaszów e le collocò in alcune baracche che fece costruire intorno alla sua fabbrica. Quando poi successivamente la Germania perse la guerra contro l'Unione Sovietica e l'Unione Sovietica iniziò ad avanzare, il campo di lavoro di Płaszów e con esso il sottocampo di Emalia vennero smantellati, Schindler decise di aprire un'altra industria, un'altra fabbrica di munizioni in Repubblica Ceca per continuare a salvare le persone, ed è lì in quel momento che scrive la sua famosa Schindler List, la lista di Schindler, con i nomi delle persone che avrebbe voluto salvare. In questo modo riuscì a salvare circa 1100 ebrei. C'è un momento anche molto particolare in cui 300 persone per sbaglio finiscono nel campo di Auschwitz e lui personalmente interviene per prendere queste persone, salvarle e riportarle nella sua fabbrica.
Alla fine della guerra Schindler deve scappare in Argentina, deve nascondersi lì, successivamente poi ritornerà in Germania e nel 67 otterrà il titolo di giusto tra le nazioni. Il termine giusto tra le nazioni è un termine che viene attribuito alle persone che hanno rischiato la propria vita per salvare la vita degli ebrei. E attualmente Schindler è sepolto in un cimitero in Israele. Se avete visto il film, sicuramente vi ricorderete la scena finale in cui le persone salvate da Schindler vanno a visitare la sua tomba. Se non avete ancora visto il film, guardatelo perché è un film veramente stupendo. Ad oggi è possibile visitare la fabbrica di Schindler. Non è un museo dedicato interamente alla sua vita, ma racconta la storia di Cracovia durante la Seconda Guerra Mondiale. Il biglietto costa 28 zloty, è un museo veramente bellissimo e davvero ben fatto, e quindi ve lo consiglio. Pochi chilometri dalla fabbrica di Schindler si trova il sito in cui fu istituito il campo di concentramento di Poaschuf. Nelle sue immediate vicinanze si può osservare la cava di pietra Liban, campo di lavoro forzato per prigionieri polacchi e luogo in cui Steven Spielberg decise di ambientare Poaschuf. Ebbene, se sei arrivato fin qui, allora non puoi perderti il video riguardante il campo di concentramento e il campo di sterminio più grande della storia nazista. Auschwitz.